Un saluto alle amiche e agli amici di Vera TV. Oggi vademecum, viene con me nelle pillole di gioia la P di pesce. P come pesce, perché dedicare proprio un argomento al pesce? Perché il pesce è la proteina animale più digeribile, è il primo pasto animale che si dà a un bambino che si svezza e lo svezzamento continua tutta una vita, quindi il pesce ha una facilità di essere digerito e assimilato, il pesce soprattutto ha gli omega 3. Ne abbiamo parlato l'ultima volta dell'importanza degli omega, della cascata trasversale di omega e la qualità e la quantità degli omega 3, soprattutto dei grassi insaturi del pesce, gli EPA e DHA, non vi spaventate, ma assimilateli questi termini. EPA e DHA sono grassi insaturi che puliscono le nostre arterie, fanno da spazzini, portano via il cosiddetto colesterolo cattivo e tutti gli altri grassi saturi che accumuliamo. Quindi è un po' una sfida, no? Fra i grassi insaturi, quelli che ci vogliono bene, ci proteggono, i grassi saturi che invece tendono ad agglomerarsi, ad attecchire e formare la placca aterosclerotica. Mangiare 3 volte alla settimana una buona quantità di pesce, un 100, 120, 150 grammi di pesce già spinato, pulito a vapore o al forno o alla piastra, giova enormemente alla nostra salute. Perché? Proprio perché contribuisce a dare quel segnale di grassi insaturi, EPA e DHA, che gestiscono il nostro benessere. In più si fa la CTO, la cascata trasversale di omega, coniugandoci al buon olio extravergine di oliva, e allora il trucchetto: nell'insalata metteremo anche dei pistacchi oggi, un pugno stretto, un 10 grammi di pistacchi, per far sì che questa combinazione magica di omega fra l'olio extravergine d'oliva, la frutta secca e il pesce giovino enormemente alla nostra salute. Più pesce per tutti, quindi, ma ricordatevi sempre di dare, perché se date riceverete sempre tanto amore, perché il principio fondamentale della medicina è l'amore.